Ragazzi, è arrivato un vassoio a sorpresa! Sono i nuovi LOL Interactive Live Surprise, cioè i cuccioli interattivi! Wow! Dentro si può trovare o Fuzzy Fun, il gattino, I really blush! Oppure gira gira Nicolò, vediamo che possiamo trovare! Eccoci! Talk to me! E ce lo dice il coniglietto Bunny Han! Oppure giriamo giriamo di qua e chi possiamo trovare? Oops Dog! Il cagnolino! Miau! Cagnolino miau! Fanno più di 60 suoni e reagiscono ai movimenti, al suono e al tocco. E ci sono anche tre misteriosi accessori. E a questi cuccioli, ragazzi, potremo parlare, potremo coccolarli, dargli del cibo. E anche coccolarli per fare la nanna. Esatto, coccolarli per fare la nanna, brava Mati. Girarli per farli divertire, interagire con loro. Gira di tubo! Apriamo sul retro, dove troviamo? Ah, vedo le bustine. E si sfila come un tubo, ragazzi. E che abbiamo trovato? La cagnolina, Mati! Lei è Oops Dog e ha due occhioni, ragazzi, grandi così! Ma guardate cosa ho trovato, Nicky! Aspetta che arrivo! Il coniglietto è Bunny Han! Vediamolo, vediamolo! Che carino! Ha gli orecchini! Ah, si possono togliere, sì! Dimmi, Mati! Guarda! Ah, gli occhietti? Si aprono e si chiudono, secondo me quando lo accendiamo si muovono. Guardate che anche le zampine si possono muovere. Vediamo, Ale. Ad esempio possiamo metterlo seduto. Ah sì, che dolce così. Tirare le mani, le zampette. Cioè, vediamo. Dai, che bello con le zampette tirate sì, su. Guarda che tenerezza Bunny così. Vediamo. Con le zampette. Oh, che tenero. Vediamo questo effetto pucciosetto. Ma eccolo. Sono proprio carini, sì, così con le zampine. Ma andiamo a vedere le istruzioni. Questi sono i cuccioli che possiamo trovare. E ragazzi, in futuro ci aspetterà Royal Kitty. Per accenderlo basta muovere il bottoncino sulla testa. Vediamo. È questo qua. Oh. Vai Matti, accendi anche il cagnolino. Vediamo il cagnolino. Guarda le guance. Si sono illuminate. E gli occhi si sono aperti e chiusi. Guarda, si illumina. Si illuminano anche qua le guance. Sì, anche quelle di Bunny Han. Sì. Sì, ragazzi, sembra che abbia del blush. Guarda, che forza, è vero. Possiamo fargli le carezzine sulla frangetta, sulla fronte. E lui è tutto contento. Vediamo, carezzine. Ci manda dei bacini anche. Qua, Mati, guarda le guance. Vediamo Oops Dog. Guarda, sbatte gli occhietti. Guarda, è felice. Che tenerezza di lei. Voglio provare anch'io. Lo accarezziamo. Ah, che forza. Sì, ti faccio notare una cosa, eh. Fammi notare, Ale. Se oltre a muovere la testina, se fai le coccoline. La codina. Muove anche la codina. Ah, tenero. Occhietti, testolina e codina. Vediamo se lo fa anche Oops Dog. Dio, che belle le guance che si accendono. Guarda quel codino. Sì, quel codino che si muove. Ah, contento. Sono proprio contenti delle coccole. Possiamo anche dargli da mangiare o da bere. Ma allora dobbiamo aprire le bustine. Sì. Ne apriamo una di qua. Vai Nicolò. Cosa c'è all'interno? Delle patatine. Sono delle patatine. Mi sa che gli piacciono, eh. Le ha proprio gustate. Io ho trovato la pizza. La pizza, Mati, vediamo. Sentiamo se gli piace. Inseriamo in bocca il pernetto. Gnam, mi è piaciuta. Fanno dei versi diversi per le patatine e per la pizza. Proviamo a scambiare il cibo. Patatine per Oops Dog e pizza per Bunny Han. Sentiamo. Sì, secondo me l'ha apprezzato proprio come le patatine. E qua? Le patatine sono piaciute, sì. Prossima bustina, vediamo cosa troviamo. Dopo le patatine, cosa ci sarà? Che cos'è? Non è un gelato. Un microfono. È un microfono. Sta cantando? Oh. E tu, Mati, cosa hai trovato? Una palla per giocare, mi sa. Ed è molto felice. Vedi? Non vede l'ora di giocare, sì. Terza bustina, Mati. Cosa abbiamo trovato? Il biberonzo. È proprio lui. È arrivato il momento di prendere il lattino. Senti come ciuppa. Vedi? Anche qua, ragazzi, è spuntato il biberonzo. Sì. E anche Bunny è tutto un ciucciare. Mi piace il lattino. Mi piace il lattino, Mati? Proviamo a scambiarsi i lattini, vediamo se gli piace. Vediamo se gli piace. Mi è piaciuto il latte.
Gli è piaciuto? Buono il lattino. Dopo avergli dato da mangiare e da bere e aver provato l'accessorio speciale, sì, possiamo anche parlare al nostro pet. C'è un microfono sul pancino, sì, vediamo. Ciao. Ti ha risposto, sì? Ciao. Ciao. Hai visto? Ti ha sbattuto gli occhioni, Mati. È contento. È contento, i bacini gli sono piaciuti tanto. E poi è un gran giocherellone. Ama essere messo a testa in giù. Ma va. E shakerato un pochino. Vediamo. Sì, guarda come se la ride. In piedi? Proviamo a girarlo allora. Olè. Oh. Proviamo a shakerarlo pian pianino. Uè. Gli piace. Fa festa, è contento. Testa in giù. E se lo shakeriamo? Canta, ulula. Ma questi cuccioli possono essere anche messi distesi. Oh, vediamo che succede. Proviamo a distendere Bunny Ann. Vediamo cosa succede. Oh, sembra piacergli. Forse vuole fare la nanna. Proviamo a coccolarlo sulle mani. Lo culliamo proprio come un bimbo piccolino. Dormi coniglietto, conta le carotine, fai la nanussa sulla manina. Fai la nanna coniglietto. Ci siamo? Si sta addormentando? Si è come spento. E fa ogni tanto un... Oh, si è addormentata anche Ops Dog. Che carina! Un po' di latte. È una gran bevitrice di latte. Sì, mi ricorda qualcuna. Sì. È proprio lei, ragazzi. Accendiamomi. Hai messo a dormire nella culla? Dove? Lì, andiamo a vedere. Ecco che sta facendo la nanna, ragazzi. Ogni tanto si accendono le guancette. Si chiama perché vuole un po' di latte. Vuole un po' di latte, ci sta chiamando. Glielo diamo? Sì. Oh, Mati sta scaldando il latte. Adesso è già pronto. Prendiamo il lattus. Nicolò ha già messo il biberon direttamente. Mentre Ops Dog se la beve dalla tazzina. Col cioccolato. E col cioccolato. Anche Fanny Bun se la gode. Lui beve direttamente dal biberon. E adesso che sono belli pasciuti, gli facciamo fare la nanna assieme. Bacino. Secondo me l'hanno sentito col microfono il bacino. Si sono emozionati, si sono accese le guancette di Ops Dog e anche quelle di Bunny Han. Possiamo dormire. Mati, cosa ti è piaciuto di più delle interazioni di questi cucciolotti? Il lattino, vero? Silenzio, Bunny Han sta ancora dormendo. Senza svegliarlo, Nicolò, a te cosa è piaciuto di più? Il latte e la nanna. Ale, a te cosa è piaciuto di più di questi cuccioli? A me piace tantissimo la dimensione che hanno, perché non sono né minuscoli né enormi, proprio belli. Hai ragione, di solito i cuccioli interattivi sono belli grandi. Questi sono piccolini, sono cute, kawaii. E Ops Dog ha messo gli orecchini di Honey Bun. Mentre scegliere tra i due non è facile, ragazzi. Vi mettiamo un sondaggino e diteci... Quello. Qual è il più carino secondo voi? Nicolò dice Ops Dog. A me piace Fanny Bun quando non ha gli orecchini, però. Anche a me. Uguale. E poi mi sarebbe piaciuto tanto trovare Fuzzy Fun, perché è proprio dolce come gattina. Ma stanno anche sul dito, un po' tipo le fingerlings. Abbiamo scoperto un nuovo utilizzo dei live pets. E poi possiamo interagire con loro. Però non sono pensati per restare sul dito, quindi state attenti a non farli cadere. Perché sono delicati. Che carina, guarda come ti abbraccia. Che forza quando sbattono gli occhi, che poi, notavo, muovono anche le orecchiette un pochino. Sia uno che l'altro. Ah, sono proprio dolci. Oh, ha inclinato anche la testa, mi ha fatto... Oh, siete proprio carucci. Ma cosa hai fatto, Mati? No, sei riuscita a mettergli la pallina in mano? Che forza, è dolcissima. Mentre contemplavo questa codina, sopra c'è il vano batterie, alle che arrivano già incluse, notavo che c'è una specie di gancetto qua, che si possono appendere... Che si possano portare con sé. Ragazzi, secondo voi a cosa serve? Fa le fuse, hai sentito? Brrr, che forza! Ma che carina che sei, Honey Bun! Oh, carucci!
casa. Ognuno ha una sua accensione diversa e reagisce diversamente anche agli stimoli. Lei sbatte tantissimo gli occhi, come vedete, è molto vivace e tanto coccolosa. Sembra che abbiano proprio caratteri diversi. Lei è molto più chiacchierona, vero? È vivace. Sì, sì. Le interazioni sono veramente tante. Forse, ragazzi, l'unico difettuccio sono le batterie, perché sono quelle piccoline, essendo loro di piccole dimensioni. E la durata non ci pare grandissima. Un'ora di gioco, Ale? Sì. Quindi preparatevi delle batterie di ricambio se giocherete con gli Interactive Live Surprise. Ragazzi, fateci sapere, come sempre, nei commenti e nel sondaggino qua sopra, qual è il vostro preferito. Se quella tenerezza in rosa di Upslog, oppure se preferite quella adorabile di Bunny Ann. E se questo video, ragazzi, vi è piaciuto, mettete un pollicione! E ricordatevi di iscrivervi al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video. E di scaricare l'app gratuita GBR per non perdervi le notifiche. Ciao!